Bravo Ventura, bravo, bravo. Anche oggi mi hai fatto venire il pannolone a guardare l'Italia, perché Italia-Albania è stata un'altra sofferenza. Certo, non semplice la partita come con la Macedonia, che per fortuna non ho visto, la davo come vittoria scontata, mi sbagliavo. Allora, qui abbiamo vinto 1-0, sono contento per la prestazione, sono contento perché almeno siamo teste di serie nei playoff, oltre a essere delle teste di... Vabbè, per aver pareggiato con la Macedonia, quello sicuramente rimarrà negli annali, penso. Comunque, 23 punti su 30. Se andiamo a vedere i punteggi, i punti dei gironi, comunque non sono male perché hai perso punti con la Spagna e ci poteva stare. Magari potevano essere 25 se non facevi un passo falso con la Macedonia, ma è il gioco che non convince. Allora, parliamo di quelli che erano in campo quest'oggi e delle assenze, perché sono importanti al di là di giudicare Ventura, Sventura, del 4-2-4 e del modulo che non ha una razionalità logica, di dire che Insigne sta meglio in un tridente. Parliamo con calma. Centrocampo, chi avevamo? Gagliardini e Parolo. Mancavano De Rossi, mancavano Verratti, Marchisio, i giocatori che comunque, anche se non hanno una grande, come dire, una grande qualità, come magari De Rossi o Marchisio, però ti tengono la palla, ti tengono la palla e ti sanno far girare la squadra. Gagliardini e Parolo sono due muri, però in una difesa dove appunto ci sono gli esterni non c'è il gioco per vie centrali. Tu puoi anche attaccare dalle fasce, crossare 40 volte con Candreva e con Insigne. Meno male che si è sbloccato Candreva, perché dai, ci voleva, meno male, un po' di entusiasmo. Ora, al di là di chi riusciremo a prendere ai playoff, che non si sa, Irlanda del Nord, tutte le varie squadre che entro domani si sapranno tutti, il sorteggio ci sarà, mi sembra, il 17 ottobre, non ci sono preferenze, bisogna soltanto pensare che questo playoff, nel bene o nel male, lo facciamo con Ventura, lo facciamo con questo modulo, con questi giocatori, perché beh, i giocatori alla fine non li cambi in Italia, sono questi i giocatori che abbiamo. La Spagna ti ha dimostrato che questo girone comunque a cose normali doveva chiudere al primo posto, quindi il playoff era previsto. Ora bisogna sperare bene, però io ho paura ancora perché quest'Italia oggi ha fatto qualcosa di meglio perché aveva un avversario sulla carta più forte come l'Albania, ma alla fine il gol è arrivato su un errore di posizionamento della difesa dell'Albania. Un difensore non ha marcato Candreva, si è attaccato a Immobile che aveva tre giocatori e si sono scordati che avevano alle spalle. Solo ha colpito, solo quando le squadre sono allungate. Quindi non è da dire io voglio una squadra debole perché poi magari sul punto di vista della qualità ti va a peccare. No, perché se si chiude come l'Albania, sta andata bene perché l'Albania ha sfiorato il gol, Buffon ha avuto un istinto, Bonucci si è immolato alla fine, i difensori hanno salvato certe occasioni. Non ti può andare bene sempre, anche con le piccole. Quindi l'Irlanda del Nord, che in questo momento è una delle sicure squadre che sono in seconda fascia, ti può mettere in difficoltà perché è una squadra chiusa, attenta, che ti può agire e ti può far male in quelle poche occasioni che capitano sempre, perché l'Italia di fatto quando subisce dei tiri subisce quasi sempre gol, un po' come la vecchia Juve di Conte, però qui non c'entra niente il paragone, al di là di questa sigla orrenda che possiamo anche mettere in muto mentre mi partiva il televisore. E niente ragazzi, io ho detto quello che pensavo essenzialmente, ora non so quali sono i vostri pensieri, ho chiesto a molti di voi in direct sul mio Instagram cosa ne pensavate, lo faccio con voi nei commenti ugualmente. Io spero sicuramente di un passaggio ai mondiali, da tutti quelli che dicono meglio non andare ai mondiali se poi facciamo la stessa figuraccia ai gironi. Io sinceramente questa teoria non la approvo perché l'Italia che non va ai mondiali sarebbe una cosa oscena, quindi è di nostro diritto almeno andarci e provarci come ogni anno. Poi se nel 2010 è andato in un modo e se nel 2014 è andato in un altro, quello non c'entra niente. Magari se ti capitano quei momenti giusti, quella squadra giusta, anche Ventura riesce ad arrivare a un minimo agli ottavi di finale. Mentre la mia faccia si illumina a scatti perché ci sono le pubblicità, io vi saluto e niente, fatemi sapere appunto il vostro pensiero sull'Italia. Domani esce la carriera allenatore, visto che dovevo uscire oggi, ma YouTube ha mandato un po' tutto a puttane. Bella.